Giocare, socializzare, integrarsi. Ci vuole spazio per questo, uno spazio mentale e materiale, un luogo come quello che da oggi unisce bambini napoletani e rom. È la ludoteca inaugurata oggi a Scampia, nei pressi del circolo didattico Ilaria Alpi, un'area concessa gratuitamente dal Comune di Napoli, ristrutturata ed attrezzata grazie al sostegno della Fondazione Enel Cuore e della Fondazione Vismara di Milano, che hanno investito 200 e 170 mila euro per recuperare anzitutto la struttura, abbandonata e vandalizzata, e successivamente gli spazi esterni, dove ora ci sono un campo di calcetto e giochi per i più piccoli. Nella ludoteca gestita da Suor Edoarda vengono bambini di Scampia e bambini che vivono nel vicino campo Rom, ma anche nei comuni limitrofi. Sono 60 e partecipano gratuitamente alle attività realizzate dalle associazioni e dalle cooperative del territorio. Ulteriore recupero di uno spazio urbano per la socialità, per i bambini, per la gioia di stare insieme, i bambini rom, i bambini napoletani che convivono insieme, che usano il termine amore rispetto a quello di allontanamento, quindi c'è l'unione tra bambini, tra ragazzi e così fanno star meglio anche gli adulti. Ancora una volta la scuola e le associazioni, il volontariato protagonisti a Napoli e protagonisti a Scampia.